Salve amici, non volevo più parlare io di Nibiru, non volevo più parlare della catastrofe che dovrebbe attenderci nel 2012, però ho analizzato un po' il fenomeno Nibiru in alcuni miei video e ho addirittura una playlist dedicata al 2012 che secondo me nasconde qualche verità, una bufala nasconde sempre qualche verità. Per cui io ne ho fatti diversi di video, sono dei video che hanno avuto visualizzazioni altissime. E ho parlato di che cosa potesse nascondersi dietro al mito di Nibiru, da un punto di vista naturalmente astronomico, astrofisico. Ho preso delle teorie che sono proprio al limite fra la scienza e la non scienza. E quindi mi sono anche attirato addosso le ire degli scienziati puri, chiamiamoli così, cioè di coloro i quali non credono a Nibiru e basta, non interessa minimamente andare a capire questo fenomeno da cosa è nato. Forse bisognerebbe vederlo più da un punto di vista sociologico che scientifico, ma comunque io l'ho visto dal mio punto di vista, che è quello di una persona che crede nella scienza, o perlomeno crede negli strumenti che la scienza dà per poter capire poi quello che si nasconde dietro a determinate cose che ci vengono presentate spesso in maniera distorta, artatamente, in cattiva fede o qualcuno anche in buona fede. Credere o non credere a Nibiru non è essenziale per me, ma cercare di capire lo è moltissimo. Per cui dopo molte sollecitazioni da parte di amici che mi chiedevano altre notizie su Nibiru, altre notizie che arrivassero a proposito di questo fantomatico pianeta X, e quindi mi sono deciso a parlarne ancora una volta. E questa volta volevo rifarmi però a un astronomo brasiliano, Rodney Gomes, che ha affermato pubblicamente che, secondo dei suoi calcoli, un pianeta ancora non individuato e che non è mai stato osservato dovrebbe essere a una distanza molto grande dal Sole, al di là di Nettuno, insomma in quella fascia di Kuiper di cui tanto si sente parlare, dove dovrebbe stazionare effettivamente questo pianeta X. Quindi probabilmente il pianeta X c'è davvero, ma questo non mi meraviglia, ce ne sono tanti in quella zona di pianeti più o meno grandi che non conosciamo. Quello che un po' mi meraviglia è che Kepler, il telescopio spaziale, non punti un po' il proprio occhio in questa direzione, ma guardi solamente al di là del sistema solare cercando pianeti della fascia abitabile, e ne ha scoperti tantissimo. Però dare un'occhiata in questa zona non sarebbe male, in maniera tale si dà un colpo di spugna definitivo, si mettono bene le cose in chiaro e non se ne parla più una volta per tutte. Comunque, a parte le interpretazioni che uno scrittore può aver dato dall'esame di antichi testi sacri mesopotamici, che francamente non mi interessano, non perché voglia disprezzare gli studi sugli antichi testi, ma non hanno un valore scientifico, secondo me. Per cui mi rifaccio a questo Gomes, che dall'Osservatorio Nazionale di Rio de Janeiro ha focalizzato la propria attenzione sulla fascia di Kuiper. In questa fascia, fatta di grossi blocchi di ghiaccio e di rocce, asteroidi, pianeti nani e tutta una serie di oggetti transnettuniani, studiando le orbite di questi corpi ha riscontrato che questi corpi non hanno delle orbite che dovrebbero rispettare secondo dei modelli matematici. Queste orbite sono inattese e quindi dovrebbero avere delle spiegazioni. L'astronomo Gomes ha sostenuto durante un incontro presso l'American Astronomical Society nell'Oregon che quella più semplice sia immaginare una massa planetaria compagna del Sole, ovvero un pianeta che orbiti molto lontano da esso, ma sufficientemente massivo da produrre effetti gravitazionali sugli oggetti della fascia di Kuiper. Nella sua ricerca, Gomes ha analizzato le orbite di 92 corpi transnettuniani, comparandole ai risultati ottenuti con le simulazioni al computer, con e senza quel mondo lontano in più. Ebbene, l'assenza del mondo X, i modelli non seguono delle orbite che invece dovrebbero rispettare. Per cui, almeno 6 oggetti hanno delle orbite strane, e queste orbite strane si possono spiegare solo con la presenza di un oggetto che perturba le orbite stesse. Potrebbe trattarsi di un gemello di Nettuno, grande circa 4 volte la Terra e lontano 225 miliardi di chilometri dal Sole.
ma legato a Nettuno e quindi in un certo senso gli ruota intorno, come una sorta di grande satellite, più che altro un pianeta doppio. Altro punto preso in considerazione da questo scienziato è quello di capire da dove arriva questo pianeta X. O si tratta di un pianeta errante, uno dei tanti mondi, uno dei tanti pianeti che vagano nel cosmo fino a quando non vengono catturati dalla forza di gravità di una stella, oppure potrebbe essere un originario inquilino del nostro sistema solare che è stato allontanato a distanza dopo uno scontro con qualche altro pianeta. Ne ho parlato anche in un altro video a proposito di questa ipotesi. Quindi va detto che la scoperta dell'astronomo brasiliano è stata comunque accolta freddamente dai colleghi, e non ne capisco il motivo. Per quale motivo l'esistenza di un pianeta così grande al di là della fascia di Kuiper dovrebbe essere problematica? Come si è scoperto Urano, Plutone, Nettuno, si scopre anche il pianeta X. Tutto diverso invece è il discorso sul fatto che questo pianeta sia già visibile dalla Terra. Ecco, questo è un punto importantissimo, perché vedo tantissimi video e ne ho fatto anche io uno scherzoso sull'argomento e sono stato preso sul serio, poi questa è la cosa che mi fa molto sorridere. Beh, bene, se questo pianeta X è lontano, se questo pianeta X orbita al di là della fascia di Kuiper, non è visibile dalla Terra. Soprattutto non è visibile da porzioni limitate della Terra, cioè si dice dal polo sud, mi sembra che si dica che lì sia visibile Nibiru, lì sia visibile questo pianeta X. Levatevelo dalla testa, perché se fosse visibile al polo sud dovrebbe essere visibile anche nell'emisfero meridionale del nostro pianeta. Questo non accade, perché altrimenti tutti gli astrofili, non sto parlando degli astronomi quelli ufficiali, ma sto parlando degli astrofili, come posso essere io che piazzo il mio telescopio e guardo il cielo e mi trovo davanti a Nibiru. Non sarebbe semplice per Nibiru nascondersi, se c'è, c'è e si vede, se non c'è, non c'è, e naturalmente non c'è. Infine, per concludere questo video, che forse a molti di voi potrebbe sembrare inutile, ma vi ripeto, me lo hanno chiesto a più voci e mi fa piacere anche chiarire un po' qualcosa. E cioè, ormai ci troviamo a ottobre, l'arrivo di questo Nibiru distruttore, di questa nemesi che dovrebbe distruggere il nostro pianeta, è previsto per dicembre. E penso che a 2 mesi di distanza Nibiru dovrebbe essere a questo punto visibilissimo da un qualunque parte del nostro pianeta. Così non è. Quindi diffidate da tutti quei video e quelle immagini che possono essere manipolate, che possono essere dei fenomeni astronomici, come già parlato il famoso Sundog, cioè il fenomeno dei due soli, il parelio, che viene spacciato come Nibiru. Quindi tutti tranquilli, Nibiru, se c'è, sta molto lontano da noi e non può recarci per il momento nessun danno. Io, naturalmente, giusto per essere preciso, non escludo nella maniera più assoluta che un pianeta errante possa arrivare un giorno nelle vicinanze del nostro pianeta e causare un bel po' di problemi. Non lo escludo perché non è una cosa impossibile, ha una possibilità minima, ma comunque c'è. Tutti i ferventi osservatori e fideistici amici che vogliono seguire Nibiru hanno tutta la libertà che vogliono. Io non sono né dalla parte di chi è contro Nibiru né dalla parte di chi è a favore di Nibiru. Io osservo come dovrebbe fare qualsiasi persona che si interessa di scienza: osservare, prendere dei dati, valutarli e poi trarre le conseguenze. Tutto qua, è semplicissimo. Non affidarsi a video o a dicerie del primo che capita e che si mette a straparlare, anche se è convincente ed è carismatico, può dire tutte le stramberie di questo mondo, ma io non posso credere fin quando non vedo qualcosa di concreto. Grazie e scusate se vi ho allungato un po' troppo il discorso, ma è bene mettere i puntini sulle i. Grazie e alla prossima.